Benissimo. Bene, buongiorno a tutti. Siamo insieme ad Elisabetta Maragoli, avvocato, cara amica da diverso tempo, persona impegnata nella politica torinese, di questo poi ovviamente ci parlerà, presidente di un'associazione importante, AmaCare, che si occupa di persone malate di Alzheimer e soprattutto di malattie degenerative. Quindi il connubio, oltre che l'amicizia, insomma, e la conoscenza che ho di Elisabetta e la professionalità di Elisabetta. Riguarda anche l'ambito no profit, ambito che mi compete e mi vede anche impegnato direttamente. Bene, grazie innanzitutto per il tuo tempo, Elisabetta. Grazie Rino, ho accettato molto volentieri perché è una delle persone più solari, concilianti e positive che conosca, diciamo quelle cosiddetti tranquillanti umani. Ne Grazie. abbiamo bisogno per relazionarci nel modo migliore, visto che già è difficile a tutti i livelli. Beh, grazie di questo, insomma, complimento che ricambio anch'io di cuore. Elisabetta, entriamo subito nel vivo della tua persona, che sicuramente è altrettanto importante come tutte le straordinarie cose che fai. Io generalmente in queste interviste dico al mio interlocutore di chiedere, di darmi tre parole che in qualche maniera lo identificano. E questo non è soltanto un giochino così per conoscersi, ma dentro queste tre parole che le persone conoscono c'è, credo, anche parte dell'anima di esse stesse. E Elisabetta, correggimi se dico una cosa sbagliata, hai scelto tre parole: sentimento, ragione e volontà. Tre parole straordinarie. In quale sequenza le metteresti? Proprio anzi, non proprio nella sequenza, o forse sì, sentimento, ragione e volontà. Sono strettamente connesse fra loro, sono una la linfa, l'alimento dell'altra, ma la prima è sentimento proprio perché quello siamo. Noi nasciamo emozione, tant'è vero che nei bimbi la ghiandola del timo è particolarmente sviluppata ed è quella dell'amore e dell'emozione. È da lì che si parte e da lì si lavora. Si lavora sugli altri, ma si lavora soprattutto su noi stessi. Ecco perché tutte le volte che accettiamo di vivere i nostri sentimenti, in qualche modo di attraversarli, di elaborarli, si innesca in noi un processo di trasformazione, di mutamento, perché il sentimento, qualunque tipo di sentimento, è generativo. L'amore sicuramente più di tutto, ma anche gli altri, generativo nel senso che crea nuove soggettività. Dopo quell'esperienza sentimentale, emozionale, non saremo comunque più gli stessi. E quello che è stato il mio impegno ed è il mio impegno su altri fronti, oltre quello legale, che già era, insomma, è sempre stato, nasce proprio dal sentimento, purtroppo un sentimento direi più di dolore, di sofferenza, di pathos in senso stretto, e il dolore può essere affrontato in diversi modi, attraversato in diversi modi. Spesso ci indurisce, ci rende cinici, diffidenti, distaccati, in qualche modo la parte più deteriore emerge perché si crea comunque un meccanismo di difesa. Però il dolore può anche essere attraversato in modo diverso. Nel mio caso, io non nego di aver attinto dalla rabbia, io spesso reagisco alle difficoltà con rabbia, una rabbia però che cerco di non rivolgere verso gli altri o me stessa, ma verso forme di reazione e di nuova determinazione. E in quel caso, che è stato personalmente la malattia di mio papà, che comunque è stato un calvario di oltre 6 anni, che sappiamo che ogni malattia comunque cronica, comunque degenerativa, colpisce la persona, ma anche la famiglia, ma anche il circuito di affetti, di relazioni con le loro vite, il loro lavoro. E frequentando delle associazioni, perché ecco lì appunto l'associazione di terzo settore Certo. che soccorre laddove comunque non si riesca a disciplinare ad arrivare, ho scoperto, ho trovato nuove vie, non di fuga, perché ecco, un'altra reazione comune al dolore è la fuga, specialmente rispetto alla malattia, alla sofferenza, condizioni del genere, ma la relazione, anziché la fuga,
la relazione e la condivisione del dolore. Il dolore, nel momento in cui si condivide, crea dei ponti, può creare anch'esso ponti dell'anima, e i ponti dell'anima portano poi a costruire altre cose, comunque concrete, comunque fattive, che migliorano in quel momento una condizione di vita materiale, affettiva. E qui veniamo alla seconda parola che è ragione, dopo il sentimento la ragione, perché il sentimento appunto da solo può essere motore, generatore di tutte queste trasformazioni, ma poi bisogna di essere inquadrato, gestito, incanalato nel modo giusto, perché il sentimento, la reazione porti a un'azione. Ecco allora che interviene la ragione. La ragione ci struttura e la ragione crea una serie di impalcature e in qualche modo placa. Io ho notato questo, tutte le volte che poi mi metto lì cerco di ragionare per capire cosa fare, come fare, dove farlo, come organizzare, quindi il fare. Il fare lo vediamo anche nelle comunità, no? Delle persone fragili, dei soggetti fragili, è terapeutico. È terapeutico perché ti porta a un contatto con il reale, con la materia o anche appunto con le altre persone. Ecco allora che con la ragione si è cercato di organizzare qualche cosa di buono e di utile anche noi, magari sulla falsariga delle associazioni che avevamo conosciuto, e da lì è nata l'idea della mia nostra associazione AMACR, di cui parleremo anche un po' dopo, quindi prima ancora di impegno politico, è stata in qualche modo anche lì fonte di ispirazione o input, creando questa associazione fra noi comunque già familiari colpiti, che hanno al proprio interno appunto una persona colpita da una fragilità, da una malattia cronica che conduce alla non autosufficienza, organizzandoci e volendo creare questa associazione, abbiamo anche conosciuto realtà politiche che comunque potevano occuparsi di questo. E da lì anche portare in politica l'impegno, diciamo, nell'ambito sociosanitario, nell'ambito delle fragilità. Cosa non facile, perché la gran parte delle soluzioni, come tutta la nostra vita, hanno sede nella politica, cioè la politica tanto vituperata, tanto mal vista, quasi fosse una delinquenza, una forma di delinquenza, in realtà nasce da una necessità molto nobile, che è quella di risolvere i problemi, di organizzare la società, insomma di permetterci di andare avanti in un certo modo. Portare la fragilità nella politica è molto difficile in generale, proprio perché la politica stessa fatica a scendere dalla testa. Io adesso vi parlo anche in termini un po' psicologici, che oltre che legali, che mi piace, comunque dalla testa al cuore, alla pancia, fa fatica, nel senso che un conto è strumentalizzare la pancia per i sentimenti negativi di rabbia, certo, di rivolta, di disgusto, no? Di sentirsi migliore insultando l'altro, considerando l'altro peggiore, dicendo che tutto non va, eccetera, no? E un conto invece è scendere ai livelli dell'empatia, quindi è un scendere poi in realtà per alzarsi, e a livello proprio energetico, emozionale, nel momento in cui entri in empatia con le condizioni dell'altro, puoi risolvere meglio i problemi. E anche, sarebbe meglio conoscerli direttamente. Se non li conosci direttamente, puoi comunque avvalerti del confronto, dell'ascolto e dell'esperienza di chi ha vissuto quei problemi direttamente e li conosci. Sempre la ragione come conoscenza, come esperienza che ti porta appunto a strutturarti e ad organizzarti al meglio. Quindi credo molto in questa, e so che la politica, nel momento in cui riesce ad entrare in empatia,
Si emancipa, si svincola un po' da quel pregiudizio che la vuole solo calcolo, strategia, ricerca del consenso, che purtroppo è anche questo. Ecco perché non funziona nella fragilità, perché se le persone per te sono voti, come spesso accade negli ambiti in cui comunque i politici si muovono, portatori di interesse, ma in quanto portatori di voti. Purtroppo la mancanza di autenticità si avverte, prima o poi si avverte. Se parti invece da un'empatia, da un fattore emozionale, da un'autenticità, dalla capacità appunto di entrare in empatia, qualora non sia una tua personale emozione, un tuo personale dolore, ecco che puoi fare la differenza. La differenza almeno in quell'ambito, in determinati ambiti. Non so se ho Fantastico. reso l'idea Guarda, di assolutamente. sentimento, ragione. La terza La parola terza. è volontà, Volontà. la terza, che è a quel punto, quella che il sentimento, che l'emozione, inquadrato, gestito e condotto dalla ragione, senza la volontà non va da nessuna parte o comunque non cammina a lungo, non compie una volontà. Permette di mantenere un progetto, un percorso e alimentarlo nel tempo fino ad ottenere dei risultati concreti. Senza volontà questo non è possibile, è della volontà personale, individuale, la volontà di una famiglia, la volontà di una comunità, che poi anche lì può diventare volontà politica, ma politica anche lì nel suo significato originario più Originario. alto, davvero di polo intorno al quale convergono una serie di interessi che si possono rappresentare, cui si può dar voce per migliorare la vita e risolvere situazioni o comunque gestire la complessità del reale. Certo. Ecco, allora la volontà politica alimentata dalla volontà della comunità e fino alla comunità individuale per ottenere risultati. In questo senso mi permetto di dire ancora come Sì, sfogo assolutamente. che la politica dovrebbe non temere di riappropriarsi del suo antico ruolo pilota, di guida, di polo come centro che sa comunque farsi esempio e sentire anche la responsabilità, no, di questo esempio. Ecco perché è importante chi scegliamo ed è importante che non ci sia semplicemente l'effetto specchio, l'effetto eco, no, per cui i Sì. politici danno semplicemente sfogo alle nostre frustrazioni, ai nostri sentimenti negativi, ma che il politico diventi una forma davvero di conduttore, di educatore, ma nel senso di saper condurre e tirar fuori il meglio delle persone e delle condizioni e delle situazioni con l'esempio. Perciò la volontà chiude il cerchio di questa triade. E secondo me accompagna sempre, accompagna sempre, fin tanto che c'è volontà, si potranno in qualche modo mandare avanti dei progetti, delle intenzioni. C'è stata la volontà, arriva ad esaurimento quella missione, no? In qualche modo. E io adesso personalmente mi trovo nella fase, insomma, tra la ragione e la volontà. Però sempre accompagnata Dal dal sentimento. sentimento. Guarda, è stato piacevolissimo ascoltarti in questa primissima fase e come vedi riesci a mobilizzare il tuo interlocutore, quindi ti ascolterebbe per ore. Ho No, ma tra l'altro cristallizzato perché sì, cercava di assolutamente. inserirsi. Vabbè. No, 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 assolutamente. Quando ci sono argomenti di spessore validi, non si interrompe assolutamente mai, soprattutto perché hai saputo condensare anche con intelligenza, tutte e tre le parole, che non sono facili da assimilare, perché spesso sentimento e ragione vengono percepiti come due opposti, invece hai saputo trarne una loro sintesi. E soprattutto grazie anche per la
la rivalutazione della cosa politica, perché non dimentichiamoci sì. che una delle radici etimologiche della parola politica deriva da polis, che è città, che quindi dà anche il senso di comunità, di appartenenza, di luogo di convivenza civile, e soprattutto se l'approcciamo nel concetto di polis greca, facendo ovviamente tutti i vari distinguo, ovviamente culturali e anche insomma storiografici, però in qualche maniera c'era un bene comune che veniva condiviso e valori partecipativi, seppur ovviamente le classi sociali erano differenti, insomma, quindi al netto di tutte queste variabili, però c'era un bene comune che doveva essere preservato. Voi da un'aristocrazia, mettiamo ovviamente in termini più moderni, voi dalla partecipazione e da chi in qualche maniera si assume l'onere e l'onore anche di portare avanti la politica della città. Mi permetto soltanto di fare un'ultimissima osservazione sulla quale ovviamente poi chiederei anche la tua opinione, senza scendere ovviamente nei meandri molto complessi della politica, ma rimanendo semplicemente su una riflessione generale. Ogni nostro atto è un atto politico, questo lo sosteneva Aristotele, se non ricordo male, pertanto anche volontariato, impegno sociale, impegno professionale è tutta un'azione politica. La mia domanda è: come tu riesci a condensare questa complessità e questo mondo così variegato intorno alla tua persona? Non abbiamo dubbi che ci riesci perfettamente, era soltanto un consiglio su come poter fare noi, comuni mortali. Allora, la mia vita è strutturata così, però credo che sia una formula in generale consigliabile. Bisogna partire un po' come, insomma, le tre parole che abbiamo visto, da se stessi, quindi da se stessi e dalla propria vita, perciò dal proprio lavoro, quello che comunque si è impostato e che ti dà la realizzazione, la completezza e quindi l'indipendenza, comunque si cerca no? Certo. Di raggiungerla. Nel momento in cui si parte dalla propria realizzazione, davvero dal proprio daimon, nel senso far sì che il proprio demone, no? trovi davvero il modo di attuarsi ed evolversi, allora davvero si potrà essere appagati pur nelle difficoltà, qualunque cosa si faccia. Perciò concentrarsi su se stessi e sul lavoro, e da lì andare a lavoro, famiglia, insomma, lavoro, quella famiglia, che è la propria vita. Certo. Da lì poi andare a costruire altro di cui si avverta sempre quella necessità autentica, quindi di, come si è detto, migliorare, risolvere, supportare, sostenere, confortare. Parliamo sempre della fragilità, dell'associazionismo, del terzo settore. E allora quelle che possono essere le proprie competenze di vario genere, medico, psicologico, manageriale, direzionale, legale, si mettono al servizio collaborando con altri, sempre in condivisione, facendo squadra, perché il noi è bellissimo, davvero il noi può andare avanti, se già in due è un bel pezzo di strada, e poi sempre di più. E a quel punto l'associazione, riuscire a creare una propria associazione e mettersi in sinergia con altri può essere fatto parallelamente al proprio lavoro, dedicandovi un tot di ore al giorno, un tot di ore alla settimana o un tot di ore al mese, a seconda del momento, a seconda del periodo e delle possibilità. E si scoprirà, sempre se vi è quell'autenticità a monte, che questo fa star bene. Certo. Fa stare meglio, in qualche modo arricchisce e valorizza quella che era già la propria vita impostata, nel bene e nel male come era impostata. L'impegno politico anche lì può essere di vario genere, nel mio caso si può ancora in qualche modo cogestire insieme alla professione e insieme anche al volontariato, all'associazionismo, perché è un impegno di carattere locale, territoriale, in particolare in circoscrizione,
sempre in rapporto col comune, certo talvolta anche la regione, ma comunque a livello di comunità, di quartieri, di territorio, di contatti con, anche lì sempre con i piccoli grandi problemi quotidiani, in qualche modo anche lì un cerchio che si chiude, l'avvocato fa questo, accoglie, ascolta, agisce, risolve, cerca di risolvere, così anche l'amministratore. Salendo in politica, laddove si salga in politica, chiaramente l'impegno diventa di più maggiore, bisogna mettere se non in stand-by delle cose, comunque delegare, mettersi nelle condizioni di poterle in qualche modo mandare avanti, se si vuole andare avanti, e mettersi ancor più a disposizione di quello che è un progetto politico, una comunità. Una comunità. E, purtroppo sappiamo anche, e qui lo dico e non lo nego, che comunque più si sale in politica e più è difficile, insomma, nei vari livelli amministrativi fino a parlamentare, e oltre che la fiducia scarseggia negli ultimi anni, in particolare nell'ultimo decennio, si è visto proprio per quella mistificazione della missione politica stessa, ma perché secondo me già da tempo, da troppo tempo, non era connotata da quell'autenticità e da quella indipendenza, ripeto, cioè non vivere di politica, ma vivere, ma al servizio, che diventi qualcosa che ci completa, che implementa. Quindi questo io consiglio, ripeto, anche di partire dalla base, partire da se stessi, e il volontariato non può essere messo in cui fosse all'ultimo posto, come sembra un po' naturale, no? Che debba essere, però a quel punto non ci sarebbero tempo, energie e risorse sufficienti. Piuttosto, ripeto, si cristallizza un attimo, si mette in stand-by e poi si riprende. Sì, considerando che il terzo settore, soprattutto in questo periodo di crisi Covid, maggiormente abbiamo notato quanto avesse un impatto sociale e di valenza sociale, quindi di supporto. Pertanto rivolgo a te la domanda, come anche come politico, anche come insomma esperto di materia legale. C'è stata una recente riforma del terzo settore che in qualche maniera ha ridisegnato un pochettino la vecchia dicitura ONLUS, trasformandola poi in ETS e poi dandone due connotazioni diverse tra associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Dal tuo giudizio anche professionale, come valuti questa riforma? E secondo te, se eventualmente ci fossero delle implementazioni, come potrebbe essere orientata un'implementazione legislativa sulla riforma? In carattere generale. Allora, il terzo settore ha il grande pregio di rispondere al principio di sussidiarietà, come sappiamo, e che è un principio bellissimo, costituzionale bellissimo, tale per cui lo Stato non è che dismetta, non sia una dismissione, certo, non sia una sostituzione, ma lo Stato riconosce ed ammette i propri limiti di espansione e di azione, sa che non può arrivare capillarmente, in maniera articolata, a regolare ogni aspetto della nostra vita, e a quel punto lascia spazio e libertà alle iniziative, alla creatività dei singoli, dei singoli oppure organizzate in formazioni sociali, no? Come dice bellamente l'articolo 2 della Costituzione. Ecco perché tutte queste nostre iniziative, associazioni, organismi, in realtà devono essere sempre supportate, valorizzate, comunque essere riconoscenti, no, di questa, questa forma di collaborazione. E questo riconoscimento, questa valorizzazione comunque ha trovato una propria casa e sede nella riforma. Sappiamo che è una riforma complessa, con 20 decreti attuativi, con lavori
parlamentari che tra l'altro adesso devono riprendere, anche lì, anche essi sono stati sospesi, so che insomma proprio in questi giorni stanno riprendendo, e quindi speriamo che gli aspetti positivi di questa riforma, gli intenti comunque nobili che ci sono, come il registro unico nazionale, un codice del terzo settore, possano essere davvero recepiti ed elaborati dagli organismi stessi. Ho trovato nel momento in cui si voleva costituire in particolare la AMACHER o comunque associazioni in pendenza di riforma appena nata e quindi in fase di attuazione, ti parlo di 2 anni fa, di 2/3, ma insomma diciamo 2 anni e mezzo fa, gli ostacoli, le difficoltà o comunque anche lì le incertezze, un po' gli smarrimenti come le fasi in fieri e in evoluzione ci sono stati, per cui il problema di andare a modificare quello che era l'impianto originario degli atti costitutivi e degli statuti e a quel punto scegliere la forma giuridica più appropriata alla missione, all'intento del momento. Si è scelto nel nostro caso il modello basico dell'associazione di volontariato proprio perché non investita in modo troppo incisivo dalla riforma, perché permetteva in quel momento di proseguire secondo i modelli che si erano già impostati. Però io non escludo comunque anche una successiva trasformazione, perché comunque la regolamentazione che si danno le associazioni di promozione sociale, le ONLUS, ma quelle di promozione sociale in particolare, sono a mio avviso ancora più corrispondenti, ancora più confacenti alla mission delle fragilità. Quindi è una valutazione positiva, certo è un giudizio positivo, ma come tutte le riforme deve essere ancora metabolizzata, ecco perché non si può fare altro che caldeggiare un'accelerazione di tutti i decreti attuativi. I lavori stessi parlamentari, e finalmente che ciascun altro codice possa coordinarsi, che è un po' anche insomma l'ottica, la prospettiva europea a cui si vuole rispondere. Ottima risposta, grazie. Anche ovviamente insomma dall'alto della tua professionalità e esperienza professionale come esperta di materia giuridica, noi come operatori del terzo settore siamo ancora un pochettino in confusione su molti aspetti legislativi, e soprattutto io, occupandomi anche di consulenza, diciamo che il vantaggio come Magic for You, tra l'altro la nostra azienda si chiama Magic, quindi insieme, con un volere di dare consulenza insieme alle associazioni, riesce a aiutare le associazioni a focalizzarsi meglio sulla loro vision e mission organizzativa, e quindi essere anche maggiormente incisive su quella che poi è l'operatività, affinché l'associazione non diventi semplicemente qualcosa un po' di con tanta buona volontà, ma senza un'organizzazione pratica che le aiuti a crescere. Grazie per questa domanda. Senti, allora a questo punto parliamo. Sì, tra l'altro so che hai proprio approfondito. C'è qualche disturbo forse di linea? Sì, allora. AMACHER, acronimo stesso alla cura, AMA perché rimanda, ma sottolineo in origine, associazione malati Alzheimer, però dico già ora che l'inquadramento, la classificazione nella patologia dell'Alzheimer è limitante, limitativa e comunque non rispondente proprio all'intento. Può in una prima fase, come è stato, catalizzare l'attenzione rispetto alla maggioranza delle fragilità ma degenerative, croniche, di autosufficienza, ma l'Alzheimer stesso, come sappiamo, si declina in diverse componenti, spesso non è puro, ma è misto ad altre patologie.
Spesso magari si tratta di altre forme di deterioramento cognitivo, cioè si tratta comunque di situazioni complesse che non possono neanche volendo essere semplificate perché rimandano a un mistero individuale, psicofisico, biologico della propria storia in qualche modo imprescrutabile, per cui anche i medici stessi in qualche modo rimangono spiazzati o smarriti o cercano anzi, tranciano di gestire una complessità anche emotiva della persona, oltre che pratica, emotiva della persona e della sua famiglia. E da Macaire diventa pertanto cura. Non solo della persona colpita, perché la persona colpita ha già tutta una serie di cure, ma come si cura e come soprattutto si sta accanto al caregiver, che nella maggior parte dei casi è il familiare, quindi non tanto, non solo il malato, ma la persona che gli sta accanto. Poi può essere anche una persona più lontana, più estranea, ma di solito è strettissima con figlia e moglie, marito, compagna, compagno. E io ho potuto sperimentare e ho potuto vedere durante la mia professione perché la vita viene in qualche modo spaccata, incisa da una scure che quella della patologia e della sofferenza, ma che è anche una scure legale, perché nel momento in cui la persona deve essere sottoposta ad amministrazione di sostegno, più spesso ancora in questi casi, specie in Piemonte, a tutela, i patrimoni stessi, magari i sacrifici di una vita intera, uniti ed eretti passo dopo passo, vengono in modo attribuito, imputato alla persona malata, non può essere toccato, non può essere gestito. Quindi anche tutti i conti in comune, le case in comune, le spese, i minasci che si affrontavano insieme, parliamo specie di coppie, di cui uno dei due si ammali, ma anche comunque il rapporto genitori-figli, non si può più toccare, impiegare, spendere, gestire senza tutto un iter procedurale in tribunale che si svolge in tribunale e passa attraverso una serie di autorizzazioni del collegio e poi il collegio del giudice e poi del giudice tutelare nei vari atti quotidiani. Quindi il caregiver, il familiare, spesso caregiver, spesso donna, Eh sì. ha bisogno di supporto, di sostegno, di orientamento. E a Macaire parte dalla formula di solito ben accolta e funzionale degli sportelli. Sportello legale, psicologico, medico, amministrativo. OSS, badanza, assistenza familiare, quindi proprio ovviamente socio-sanitario, e qui rientra anche in particolare l'aspetto della formazione, che sappiamo importantissimo, la formazione delle OSS, del personale in generale, socio-sanitario, della badanza che non è propriamente badanza, ma appunto assistenza. Assistenza, certo. E non si deve fare così, spesso si fa come ripiego. Io posso, in carenza di lavoro, certo, è giusto impegnarsi, applicarsi anche in ambiti del genere, però almeno che ci sia una forma di equilibrio della persona, di diligenza, di correttezza, se non proprio di vocazione, di missione, di passione. C'è anche chi lo Certo. fa per necessità, si sente abbastanza portato e lo fa, però l'equilibrio, la diligenza della persona deve sussistere perché le principali condizioni e ragioni di crisi dell'assistenza partono dalla persona che è più strettamente a contatto con il malato e quindi, se non è il familiare, è la persona che se ne occupa in termini di assistenza, anche soltanto cambiarlo, lavarlo, rapportarsi, Certo. movimentarlo. È suscettibile di rischi, è suscettibile di danni e
di gravi conseguenze per la persona e per tutti. Ecco perché anche l'aspetto della formazione, Amacare infatti ha inglobato la Casa del Nespolo, che era un'altra associazione comunque in nascita in Fieri, che poi in qualche modo si è fusa e quindi trasfusa in Amacare, che ha proprio come mission la formazione degli assistenti familiari in generale, del personale sociosanitario, e può in Amacare rappresentare quello sportello specifico altrettanto utile. Quindi sono sportelli virtuali al momento, che possono diventare e intendono diventare poi effettivamente materiali. Noi abbiamo già individuato una sede, però è chiaro che anche questa emergenza sanitaria ha in qualche modo immobilizzato anche questo progetto, e soprattutto quello che sia effettivamente dal vivo, relazionale, materiale, però il cammino è in questo senso. Quello che mi ha, dico ancora questo, che comunque sì, mi ha molto stupito, in qualche modo è soddisfatto, è che un'associazione come Amacare, appena nata, come i primi passi tra gli impegni di tutti, di farla crescere, ha trovato quella filantropia, quella collaborazione, anche lì quella disponibilità e umanità inattese nel periodo Covid e nel periodo di massima emergenza e drammaticità. Abbiamo visto la carenza di via e delle misure di protezione, prima di mascherine piuttosto che di guanti, piuttosto che di... è una carenza che continua, ad esempio oggi più in punto guanti che in punto mascherine, però abbiamo visto quanti problemi ha creato all'apice dell'emergenza, e purtroppo anche danni di vario tipo, a volte anche letali. E Amacare si è posta come che produttori di mascherine potessero distribuire delle partite agli ospedali, alle RSA sul territorio piemontese, così come in occasione di Pasqua, che sono piccoli gesti che comunque gradevoli, comunque positivi, che molti, davvero il terzo settore, davvero il volontariato ha dato il meglio di sé in questa fase, hanno attuato, ma vi è riuscita anche a Amacare. Sono state più di 1000 mascherine, più di 1000 colombe, e c'è nel mare, però ci ha dato soddisfazione, perché ancora oggi ci ringraziano per questo gesto concreto. Gesti che a questo punto, anche appunto a livello di ausili, a livello più pratico, materiale, visto che bene o male saremo sempre in condizioni precarie, perché sì, la situazione c'è questa. Stata questa pandemia, ma sono immanenti, dobbiamo imparare a convivere ed essere attrezzati, quindi come sistema sanitario e non solo. Certo. Insomma, come aziende, come imprese, come professionisti, ciascuno di noi. Decisamente. Guarda, grazie per tutte le informazioni, perché penso che magari fra le persone che ci ascolteranno qualcuno potrebbe avere anche bisogno di un'associazione importante come la tua. Giusto in conclusione, prima dei nostri saluti, se vuoi dare i riferimenti dell'associazione, se vuoi appunto dare qualche riferimento, sito internet, pagina Facebook, così in qualche maniera, se ci fossero determinati bisogni, tra le persone che ci ascoltano possono rivolgersi direttamente a voi. Sì, Amacare, sì, la trovate come pagina Facebook, il sito internet c'è adesso in fase di riallestimento, per cui comunque sempre sotto amacare.it potrà essere visitato, la pagina Facebook è Amacare
associazione di volontariato. E, la sede è qui a Torino, e qui in via Cavalli, quindi siamo sempre in zona tribunale, aspetto legale e associativo. Presente. Che si innescano e si interscambiano. E, quindi io avrò cura di, come faccio un po' in ogni ambito, laddove possibile, perché è una cosa a cui tengo, informare e far conoscere il più possibile ogni step, ogni iniziativa, ogni forma di organizzazione cui si voglia o si possa partecipare. Quindi, come quanto potrò, continuerò, insomma, sui rispettivi canali a tenerci informati. Grazie. E infatti ti ringrazio, Rino, Bum, anche per questa opportunità, che più di racconto, che però mi piace sempre molto raccontarsi, che di lancio di qualcosa, però comunque una forma di conoscenza. Ma poi il racconto sappiamo che parte da un'esperienza, e dato che siamo persone che lavorano con un pragmatismo e con la necessità di rendere tutto pratico, penso che l'esperienza sia l'elemento più importante. Uno, per far comprendere che c'è sempre tempo per la solidarietà, nonostante che tu sia una persona professionalmente molto impegnata su diversi fronti. Il secondo aspetto che abbiamo evidenziato è che la politica può essere effettivamente con le persone giuste, al servizio del cittadino, e il cittadino può interagire positivamente con la politica. Questo è un altro straordinario messaggio rispetto a tutto un refrain politico e di antipolitica che insomma già conosciamo attraverso i media e che, dal quale vogliamo oggettivamente staccarci usando sentimento e ragione, quindi la ragionevolezza delle cose da fare e il sentimento per andare incontro al bene comune, e poi soprattutto perché i malati di malattie neurodegenerative sono in crescita, ovviamente forse l'allungamento della vita, e sono necessità importantissime. E mi rendo conto che questa tipologia di malattia soprattutto incide molto pesantemente sulla dimensione emotiva della famiglia, perché sappiamo che una malattia avrà un suo decorso, ma in questo caso è molto lungo, molto sofferente, e vediamo una persona che a noi cara completamente trasformata, e non dimentichiamo questo aspetto. Quindi quello che voi fate è molto importante. E lascia il segno per sempre. Assolutamente. E quindi grazie Elisabetta. Beh, tra l'altro, fra tutte le altre cose, è anche mamma, quindi proprio per non farsi mancare nulla, sì, è anche quello un impegno molto importante. Come si chiama? Sì, sì. Di una bella ribelle che promette bene, quindi ve la vedrete in seguito nelle varie comunità nostre, insomma, di quartieri. Grazie. Va grazie bene. Elisabetta. È stato veramente un piacere ascoltarti, e veramente complimenti per tutto quello che fai. E a presto allora, perché magari faremo un'altra intervista compatibilmente con i importantissimi impegni. Ben volentieri, continuiamo a confrontarci, e anche tu continua così, soprattutto con questo approccio, che comunque funziona, che comunque è migliore. Grazie di cuore allora. Ciao grazie a tutti. Rino. Ciao, a presto.